Ma non come pensi tu. Credi che uno come me non ti possa capire? Io lo amo. Più che me stesso, la mia vita non aveva senso prima di conoscerlo. E anche la mia. Ma amore, non lo posso più vedere. Non ti preoccupare. Ho ritirato fuori le vecchie carte. In un modo o nell'altro farò sì che ce lo devono restituire. Ora devo andare. Abbi cura di te. Sapete cos'è questo? Leggete. Leggete il titolo. Anticristi della Chiesa di Cristo. E sapete chi l'ha scritto? Il vostro amico Brunato. È un ricattatore. E voi dovete fermarlo. Trovate voi il modo, ma dovete fermarlo. Anche il Santo Padre. E ora che stiamo per firmare il concordato con lo Stato italiano, uno scandalo è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Scrivetevi. Fate quello che volete, ma fermatelo, e questo è un ordine. Cosa volete? Buongiorno, padre. Devo vedere padre Pio. Per voi c'è il divieto assoluto. Ma io devo parlarci. Ma non vedete che l'avete rovinato? A Roma credono che sia lui l'ispiratore di tutto. Non è vero. Lui non ha nessuna colpa. Aspetti. Io devo parlarci! Padre! Padre, mi sentite? Io lo so che mi sentite. Io lo so che siete arrabbiato con me, ma non ho avuto scelta! Solo così quelli di Roma si decideranno a liberarvi! Io non posso obbedirvi! Non posso! Pio, guarda che c'è. Pio, Agostino. Quanto tempo, quanto tempo. Vieni, sediamoci. Ti devo parlare. Sì. Venite. Gaetano, mi dispiace se continuiamo dopo. Sediti, padre Raffaele. Ti ricordi quando venivo a Petrelcina a portarti due notizie? Una buona e una cattiva? Ecco, ma non mi ricordo. Cominciamo da quella cattiva. Non ti preoccupare, ci sono abituato. No, Piuccio. Questa volta è una sola. È una bellissima notizia. Sei libero. La tua prigionia è finita. Basta che non ricominciamo tutto come prima. Intesi? Quello non dipende da me.